Monsignor Francesco Paolo Soprano, delegato per le missioni del Rosario di Pompei, il 17 novembre del 2018, in occasione della peregrinazio dell'icona della Vergine Maria di Pompei a San Giovanni Rotondo, nella sua omelia, dice che la Chiesa, sulle orme di santi come Padre Pio, il Beato Bartolo Longo, Santa Elisabetta, diviene testimone della carità. Oggi noi popolo di Dio, radunato in questo santuario della Madonna delle Grazie, e tutti voi che ci seguite attraverso Tele Padre Pio, giunge un dono, la parola di Dio, una proposta di vita, una proposta di amore, un impegno a una vita nuova. E la parola di Dio che abbiamo ascoltato giunge in un'occasione particolare, si è fatta pellegrina attraverso il quadro della Madonna del Rosario, Maria stessa, la Madre del Signore, per dire ancora una volta una parola a tutti noi, una parola di sollievo, una parola per invitarci a fare qualsiasi cosa il Signore Gesù possa chiedere a ciascuno di noi. E accompagna l'icona pellegrina della Madonna di Pompei, la reliquia del Beato Bartolo Longo, l'apostolo del Santo Rosario, dal 13 novembre del 1875, Pompei dice Maria e Bartolo Longo, preghiera e carità. E un altro segno, il segno dell'amore di San Pio alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Una rosa che circa 50 anni fa San Pio volle mandare attraverso un benefattore del santuario, Luigi Fato, suo figlio spirituale a Pompei, circa 3 giorni prima della sua morte. E Luigi Fato consegnò questa rosa a una piccola suora che all'epoca custodiva gelosamente tutto ciò che riguardava gli arredi sacri del santuario. Ed era la suora, figlia del Santo Rosario di Pompei, ordine religioso fondato da Bartolo Longo, la custode dei fiori dinanzi al trono della Madonna. E lì questa suorina che si chiamava Suor Maria Eugenia trovò fiori secchi, ma la rosa che aveva messo lì a nome di Padre Pio era ancora un bocciolo, era ancora lì, probabilmente il giorno in cui moriva Padre Pio. Era il 23 settembre del 1968. Volle conservarla questa rosa. E questa rosa parla di amore, parla di vita, parla di santità, di impegno nuovo. E questo impegno che ci chiede la parola di Dio, alla quale ora facciamo riferimento, perché Maria, i santi, ci portano sempre a questo ascolto, a mettere dentro la nostra vita la parola che il Signore ci offre. Giovanni scrive probabilmente a un presbitero, a capo di una comunità di nome Gaio, e sottolinea il suo comportamento di essere fedele al progetto nuovo di vita. Perché? Perché mette in pratica il Vangelo e lo mette in pratica nell'accoglienza, in particolare nell'accoglienza verso gli stranieri, verso l'altro. E Giovanni sottolinea questo atteggiamento della carità, questo atteggiamento dell'amore, che fa la differenza nell'essere cristiani. San Pio, il Beato Bartolo Longo, Santa Elisabetta di Ungheria,
ci richiamano alla testimonianza della carità. Questa carità che noi dobbiamo vivere davanti alla Chiesa, cioè è la Chiesa stessa che, accogliendo la parola sulle orme dei santi, diventa testimone della carità dinanzi ai pagani, cioè dinanzi a coloro che devono ricevere la bella testimonianza della Chiesa. E questa bella testimonianza è la carità e l'amore, nella parola accoglienza, che diventa il motivo di una Chiesa viva, di una Chiesa in uscita, direbbe Papa Francesco, di una Chiesa che mette al centro il povero, non la povertà. È il povero il centro, e il povero è l'ultimo, il povero è il debole, il povero è il fragile, il povero è colui che ha bisogno dell'amore dell'altro. E i poveri, dice Gesù, li avremo sempre in mezzo a noi. Dobbiamo accorgerci che c'è il povero tra di noi, che va amato, va guidato, con il quale dobbiamo spezzare la nostra vita, come Cristo nell'Eucaristia ha spezzato e continua a spezzare la sua vita per noi, attraverso il corpo dato e il sangue versato per la nostra salvezza. Questo è importante se la Chiesa diventa una comunità di preghiera, cioè se la preghiera diventa il centro della nostra vita. Luca, nel testo che abbiamo ascoltato, ci presenta Gesù che parla della preghiera senza stancarsi mai, cioè di una preghiera che diventa innanzitutto ascolto. Pregare significa innanzitutto ascoltare. Mi metto in ascolto di Dio, della sua parola. Noi a Pompei, ma San Pio è un santo che ha accolto la preghiera del Rosario. E il Rosario fondamentalmente è ascoltare, mettersi in ascolto. San Giovanni Paolo II, nella lettera Rosarium Virginis Mariae del 16 ottobre del 2002, e mi piace sottolineare a voi che siete qui presenti e coloro che ci stanno seguendo attraverso Tele Padre Pio, che San Giovanni Paolo II volle firmare questa lettera sul Rosario alla presenza del quadro della Madonna. Era il 16 ottobre. E in piazza San Pietro il Papa firmò questa lettera sul Rosario guardando e fissando il quadro della Madonna del Rosario di Pompei. E in questa lettera sottolineava l'importanza di ascoltare la parola, di introdurre i misteri del Rosario mettendosi in ascolto di quella parola che poi attraverso l'Ave Maria doveva essere interiorizzata, assimilata, portata dentro la vita del cristiano, la vita della Chiesa, per diventare poi una parola ascoltata, meditata, testimoniata. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Ecco, carissimi fratelli e sorelle, la domanda oggi il Signore la pone a noi, che siamo la Chiesa in cammino in questo terzo millennio, la pone a ciascuno di noi. Dobbiamo saper rispondere a questa domanda di Gesù, come ha risposto il Beato Bartolo Longo, come ha risposto San Pio, come ha risposto Santa Elisabetta di Ungheria, come hanno risposto tutti i santi. Dobbiamo interrogarci. Che cosa ci dicono tutti? Che la carità è l'amore che conferma la nostra fede, e donare la nostra vita ai fratelli, che ci conferma nella fede in colui che è morto ed è risorto, e che in lui abbiamo riconosciuto il Figlio di Dio, il Messia,
l'unico Salvatore e Redentore dell'uomo. Invochiamo lo Spirito Santo, che ci conservi nella fede che abbiamo ricevuto nel battesimo, perché anche noi, col nostro profumo della santità, possiamo essere degni della vocazione cristiana che abbiamo ricevuto. Chiesa di Gesù Cristo, popolo di Dio, figli dell'unico Padre che immensamente ci ama insieme a Maria sua Madre.